Il Polo per l'innovazione digitale vuole essere un incubatore di valore, un'area davvero, un pivot per l'innovazione digitale vuol dire che vuole mettere a competenza, vuole mettere a fattor comune, diciamo, le proprie competenze per andare verso la direzione dello sviluppo delle aziende del territorio, perché noi pensiamo che le aziende del territorio costituiscano in parte il suo grande valore, e poi per tutto ovviamente l'aspetto sociale e diciamo, territoriale in senso vasto. I progetti sono sicuramente nell'ambito della smart land e quindi digitale, il territorio digitale per noi vuol dire andare a potenziare tutte le specificità in ambito soprattutto agroalimentare, quindi con lo smart agri-food, con la tematica diciamo, della formazione, perché il tema delle competenze per noi è fondamentale e in particolare adesso noi stiamo lavorando su potenziare le competenze in tema digitale per le nuove professioni, ma anche per chi comunque è nel mondo del lavoro ricoprendo dei ruoli manageriali. Abbiamo preferito partire da una sorta, diciamo, di valorizzazione delle competenze già acquisite perché pensiamo che per far attecchire il tema dell'innovazione negli organismi bisogna partire da un cambio di paradigma, da un cambio di cultura. Pensiamo naturalmente che tutto questo poi si possa declinare a livello locale, non solo diciamo, a livello nazionale come stiamo cercando di operare, perché pensiamo appunto che le caratteristiche diciamo, del Polo per l'innovazione digitale siano assolutamente un fattore di crescita per la città, per il suo territorio e per le sue aziende. La mia città ideale dei prossimi 15 anni veramente è una città sicuramente verde, è una città molto piacevole, dove davvero gli spazi cittadini si intrecciano con gli spazi, diciamo, del grande fiume, quindi mi aspetto una valorizzazione del fiume, mi aspetto un turismo fluviale che davvero possa poi incentivare a maggior ragione, diciamo, il buon vivere. Mi piacerebbe che Cremona fosse riconosciuta come città dove è bello e piacevole venire a abitare, venire a vivere, non soltanto per chi è nato e vissuto a Cremona, ma soprattutto perché noi pensiamo che Cremona abbia bisogno di nuova linfa, abbia bisogno di valori, di valori in termini di, diciamo, di riscoperta di consapevolezza del proprio valore. Noi vorremmo generare l'effetto sicuramente di piacevolezza del venire a lavorare a Cremona, ma anche del venire a trasferire la propria famiglia a Cremona.